Rebecca De Pasquale dimagrita di 25 kg e disoccupata dopo il Grande Fratello. Grande Fratello, che fine ha fatto l'ex prete Rebecca De Pasquale? È dimagrita di 25 kg. È cambiata molto la vita di Rebecca De Pasquale, dopo la partecipazione all'ultima edizione del Grande Fratello. L'ex prete, la cui storia ha fatto tanto parlare nel 2015, è oggi dimagrita di ben 25 kg. Come ci è riuscita? Con tanta pazienza e dedizione, ora l'ex biaffina sfoggia un fisico più snello e tonico. Tutto merito di una dieta equilibrata e soprattutto sana. Rebecca, come ha dichiarato in un'intervista concessa a Nuovo TV, si è tenuta lontano da pillole e bevande miracolose e ha optato per condimenti a crudo e porzioni più piccole. La De Pasquale non ha dimenticato lo sport, niente di estremo, giusto qualche passeggiata quotidiana che fa bene al corpo ma tiene pure lontano lo stress mentale. Come è riuscita a dimagrire Rebecca del Grande Fratello? Opto per condimenti a crudo e limito le porzioni. Poi faccio lunghe passeggiate e nutro tanto amore verso me stessa. Se non ci si ama, ci si rattrista e scoraggia facilmente, ha spiegato Rebecca, nato uomo e poi diventata donna. Ero arrivata al punto di mangiare quando mi sentivo giù di morale. Ho capito che era il momento di agire. Sono rinata. E dal mio viso, ora, traspaiono positività e allegria, ha assicurato la De Pasquale, che è dimagrita ma ha perso il lavoro. Al momento, infatti, è disoccupata. Prima di entrare nella casa di Cinecittà lavorava nel coro di un teatro. Mi piacerebbe lavorare nella ristorazione. L'anno scorso mi chiamarono da MasterChef, mi dissero che ci saremmo risentiti a fine aprile. Nessuno si è più fatto vivo, ha confidato la concorrente del GF15. Rebecca De Pasquale è felicemente fidanzata. Per ora non ha un lavoro, ma Rebecca De Pasquale è felicemente fidanzata. Convive da anni con un uomo del quale non ha mai voluto rivelare l'identità. Il fidanzato è però pazzo della sua cucina e più precisamente di focacce, pollo con le patate e ciambelle al limone.